Luigi Colombo, in arte Follia, è uno degli artisti più enigmatici e sorprendenti tra quelli delle avanguardie italiane e internazionali dei primi del Novecento. Si forma a Torino, diventando presto uno dei principali esponenti del movimento futurista in quella città e poi a livello nazionale. Dal 1928 soggiorna spesso a Parigi e qui entra in contatto con il gruppo Cercle Carré, e fa conoscenza di Le Corbusier, Ossenfant, Gries e Léger. La sua ricerca formale si evolve dal rigore strutturale dell'astrazione meccanica del primo periodo a una visione ricca di suggestioni surreali, pur mantenendo una costante attenzione alla ricchezza della definizione cromatica nei suoi dipinti. Il quadro di oggi, Aeropittura, è datato 1931. Nel titolo si ricorda uno dei temi più cari ai futuristi, che erano amanti più di un'elica o di un motore che della Venere di Milo. Gli anni sono quelli della seconda ondata di seguaci trainati da De Pere e Prampolini che seguono l'avventura iniziata con Bozzoni e Balla, i primi pionieri del movimento futurista in scultura e pittura. Si passa in quegli anni, cioè, da una fase analitica con epicentro a Milano, a quella più sintetica, avviata verso il 1915 con epicentro invece a Roma, quando sarà ancora più generalizzato a tutte le arti, discipline, tecnologie e pratiche il progetto di una ricostruzione futurista dell'universo, come annunciato da Balla e Prampolini nel 1915. Va ricordato che Follia, oltre ad essere un prolifico teorico, ebbe una produzione letteraria di buon livello, compose poesie, alcune delle quali pubblicate in un volume collettivo dal titolo 1 più 1 più 1 uguale 1, Dinamite, Versi liberi, e altri testi soprattutto di critica di architetture, di ispirazione futurista e razionalista, su cui meriterà magari in futuro ritornare. Trascinato però da una verve, da un impegno pubblico, Follia pubblicò diverse riviste, tra cui La città futurista, La città nuova, La terra dei vivi, stile futurista. In Spiritualità futurista del 1931, ad esempio, che è poi l'anno di esecuzione di Aeropittura conservata al Museo Novecento, si leggono queste sue parole: intendiamo l'arte come una funzione spirituale, come un mezzo per rendere l'immagine di un misterioso mondo superumano. L'uomo ha bisogno di staccarsi dalla terra, ha bisogno di sognare, di desiderare eterna felicità, di dimenticare continuamente la realtà quotidiana. Devo dire che questo di Follia è uno dei quadri che guardo con più stupore e ammirazione tra quelli esposti al Museo Novecento. Quel dipinto è di una modernità, anzi, di una contemporaneità sorprendente. Pare realizzato da un giovane di oggi, innamorato di avventure astronomiche, di film e di fantasia. Il mio pensiero va subito alla sua rapida carriera, terminata prestissimo con la morte a 32 anni. Nei quadri degli ultimi anni, come questo, si avverte un mistero, una tensione spirituale fortissima, come un respiro appunto cosmico che trascende la dimensione del futurismo più storicamente impegnata nell'esaltazione delle macchine e della velocità. Follia trascende il proprio tempo proiettandosi attraverso l'esempio della pittura metafisica e del surrealismo in una realtà del fantastico, parasurreale, di un futuro quasi fuori dello spazio e del tempo, qualcosa che appartiene alla mente e all'anima. Per meglio capirsi, descriviamo il quadro. L'immagine è quella di un paesaggio. Intendiamoci però, è quella di uno spazio svincolato dall'orizzonte terrestre e dal mondo reale. Qui dominano elementi volumetrici puri, come la sfera, il cilindro, la piramide, che definiscono con le loro forme e giusta posizione una serie di più piani in profondità. La dimensione di questi oggetti, poi, così misteriosi e affascinantissimi, è monumentale, anzi immensa, visto che la misura non è più in rapporto con il mondo reale, ma piuttosto con quello della mente o del sogno. Nella parte inferiore una sfera galleggia e si appoggia a un cilindro, sulla cui parte alta si trova incastrata in miniatura una città ideale, un minuscolo aggregato di edifici topici dell'architettura italiana, un campanile, una cupola, un
un palazzo tutto rigorosamente molto razionale e neoplatonico. Dietro il cilindro, immaginata sinteticamente, un'altissima montagna che si erge in forma di piramide. La montagna è troncata in punta a creare un dislivello tra due cimi. La piramide è compatta, ha un peso, è come scolpita in una pietra dura o in un metallo come l'acciaio. Dietro tutto si staglia un disco scuro, come un sole o una luna nera, magari un enorme pianeta che cornisce il paesaggio. Tornando a osservare in basso, vediamo un nastro luminoso, come un fluido energetico che vortica intorno alla piccola sfera e al cilindro, imprimendo un senso di gravitazione e velocità allo spazio totale. Lo sfondo è quello di un soffice cielo ovattato e infiato da una luminescenza tenua per restituire la sensazione di un mondo senza confini e iperreale come quello onirico. Siamo invitati a compiere un esercizio che va dal contemplare al fantasticare, tra archetipi e ideali, tra mondi e dimensioni parallele, spettatori di un viaggio sganciato dalla realtà immediata, senza peso e senza gravità. Fillia ci ha lanciato con il suo aereo ad una velocità supersonica, scoprendo con la forza dell'immaginazione e della fantasia di pittore astrofisico l'esistenza di una sovraesistenza cosmica in cui il vissuto e l'immaginario si ricongiungono, in cui è possibile, come lui diceva, essere felici. Un commento quest'oggi per farvi viaggiare un po' fuori dalle stanze più familiari. Buona giornata a tutti.